A quello di agricoltori e allevatori mobilitati da giorni si aggiunge un altro fronte caldo in Calabria che mette nel mirino sempre l'Unione Europea. Sale la tensione tra i titolari di concessioni demaniali, per lo più lidi balneari e ristoranti, nell'assoluta incertezza sul futuro. In assenza di indicazioni chiare dal governo Meloni, impegnato in una complicata trattativa proprio con Bruxelles sull'attuazione della direttiva Bolkestein, che imporrebbe le gare pubbliche per le concessioni, i comuni, anche in Calabria, stanno procedendo con proroghe fino al 2024. Ma che queste dilazioni siano legate comunque alle aste pubbliche non va giù ai concessionari che già preparano ricorsi. Intanto il leader nazionale di Assobalneari, Fabrizio Licordari, ha incontrato il governatore Occhiuto e tenuto un'assemblea a Siderno, duri toni contro l'Unione Europea, legittimi interessi. Accusa il presidente regionale dell'associazione Giuseppe Nucera, vengono messe in discussione, incredibilmente e ingiustamente, dai poteri forti e dalle lobby di Bruxelles. In Calabria, con i nostri 800 km di costa, c'è spazio in abbondanza per chiunque voglia venire a investire. Intanto gli agricoltori si dicono pronti a un'altra settimana di proteste. Oggi si conoscerà la data della manifestazione a Roma, mentre nella piana di Gioia Tauro continua il presidio contro le politiche green dell'Europa, mercoledì una delegazione sarà alla regione.